la dottoressa Francesca Donato. Il suo intervento riguarderà il Green Pass e obbligo vaccinale, difendere il diritto nella legalità. Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti, grazie intanto per l'invito a partecipare a questi importantissimi lavori. Diciamo il mio compito oggi è quello di rivendicare la necessità di muoverci nell'alveo di uno Stato di diritto, perché come lei ha ricordato poco fa, abbiamo una Costituzione che fissa dei principi fondamentali che mi permetto di obiettare con il suo parere sul tema, in realtà sono estremamente chiari e la loro applicazione è difficilmente eludibile dal giudice delle leggi. È vero però quello che lei ha detto, che nel nostro ordinamento adire alla Corte Costituzionale non è immediato e richiede appunto la mediazione di un procedimento penale o civile nel quale appunto viene sollevata la questione di l'eccezione di incostituzionalità della legge applicabile e spetta al giudice rimettere alla Corte la questione. E in realtà questo è già accaduto alcune volte proprio sul tema dell'obbligo vaccinale e dei vaccini. Io su questo tema mi rifaccio ad un importante commento che è uscito recentissimamente su un'importante rivista di diritto e procedura penale, scritto da un consigliere della Corte di Cassazione, il magistrato Daniele Cenci, che ha effettuato una approfondita disamina della tematica, partendo dall'ultimo decreto attualmente in vigore, che è quello del mi perdoni che adesso non vedo eccolo qua, il decreto 26 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale appunto il 26 novembre 2021, il decreto è il 172 del 26 novembre 2021, esatto. In questo decreto viene esteso in via temporale l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, che già esisteva, ed è esteso ad altre categorie di lavoratori che prima non erano tenute all'obbligo, nonché abolita sia per gli operatori sanitari e non introdotta per le ulteriori categorie la possibilità di demansionamento, cioè l'adibizione a mansioni diverse del lavoratore come meccanismo alternativo alla sospensione dal lavoro. Allora, questi aspetti vengono esaminati uno ad uno per poi concludere in questa analisi nel senso della assoluta incompatibilità con la Costituzione di un obbligo vaccinale sia espressamente sancito in diritto con una legge ad hoc che applicato di fatto tramite appunto il cosiddetto Super Green Pass. E le ragioni sono assolutamente giuridiche e si rifanno anche a precedenti sentenze proprio della Corte Costituzionale sul tema. E vengono richiamate le violazioni degli articoli 2 e 3 della Costituzione che riguardano la tutela proprio del lavoro e il divieto di discriminazione, quindi il diritto di uguaglianza fra tutti i cittadini, perché naturalmente stabilire che alcuni lavoratori in alcuni casi hanno diritto per esempio ad un assegno alimentare che tuteli il loro diritto al lavoro, ad una retribuzione dignitosa, tra l'altro prevista anche dall'articolo 36 Costituzione, anche nel momento in cui vengano sospesi, perché ricordiamo in base a questo decreto la sospensione non comporta la perdita del lavoro e non ha natura disciplinare, quindi a fronte di una sospensione che non è dovuta ad un'infrazione disciplinare da parte del soggetto viene applicata una sanzione che è la perdita totale della retribuzione di qualsiasi altro emolumento, che invece non viene prevista per le sospensioni di tipo disciplinare. Quindi c'è il paradosso per cui un soggetto tipo un rappresentante delle forze dell'ordine che
violi le norme disciplinari, può essere sospeso in via cautelare con un assegno alimentare, mentre chi non adempie all'obbligo vaccinale, che peraltro viene esteso ai richiamo. Quindi questo obbligo vaccinale non è più soltanto limitato alle due dosi previste inizialmente, ma al richiamo prescritto entro 5 mesi attualmente, ma che potrebbe essere anche abbreviato a 4 mesi o 3 mesi, e viene esteso temporalmente oltre il limite precedentemente fissato e previsto come non prorogabile del 31 dicembre 2021, ma esteso al giugno al 15 giugno 2022. Allora, questo comporta intanto appunto una discriminazione fra i vari lavoratori a seconda del tipo di violazione che pongono in essere, ma ovviamente anche una discriminazione fra varie categorie di lavoratori, perché quelle individuate da questo decreto e soggette all'obbligo vaccinale, non si capisce in base a quale criterio, cioè non c'è un criterio accettabile che distingua un lavoratore a qualsiasi titolo adibito a lavorare nel sistema sanitario o delle forze armate, anche se ha compiti di ufficio, di segreteria e quindi nessun contatto con il pubblico, e altre categorie di lavoratori. E quindi c'è questo primo aspetto. Ma soprattutto ci sono gli aspetti riguardanti il tipo di sostanza che viene ritenuto obbligatorio ricevere. Intanto il tema della natura sperimentale o meno di questi cosiddetti vaccini, che secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato non può ritenersi sperimentale perché vengono autorizzati per il commercio dall'EMA e dall'AIFA, ma in realtà queste autorizzazioni sono di tipo condizionato all'uso di emergenza ed infatti si basano su dei report scientifici in progress, no? Quindi sono delle cosiddette autorizzazioni allo stato degli atti che dovrò essere infatti riconfermate a scadenza annuale, previa valutazione dei risultati dei report degli effetti avversi e quindi dell'efficacia e della sicurezza, il che significa che appunto si valuta la possibilità di rinnovare l'autorizzazione sulla base di dati che vengono costantemente raccolti, e quindi questo integra gli effetti, cioè gli estremi di una vera e propria sperimentazione in corso che viene svolta sui cosiddetti volontari, i cittadini che volontariamente, firmando un consenso informato, si sottopongono a questo trattamento sanitario, ma poi naturalmente sappiamo bene come questo consenso non è fatto libero, perché laddove la minaccia, cioè la sanzione, no, irrogata sia quella di non poter svolgere delle attività fondamentali o addirittura non poter lavorare e ricevere il compenso, il salario che consente di vivere una vita libera e dignitosa, si capisce che qui di volontarietà non c'è più nulla. E peraltro nei foglietti illustrativi di tutti e quattro questi prodotti medicinali impiegati in Italia c'è la testuale indicazione per cui è stata rilasciata un'autorizzazione subordinata a condizioni. Ciò significa che devono essere forniti ulteriori dati su questo vaccino / medicinale, vengono chiamati così dalle stesse aziende produttrici. Quindi al di là di questi aspetti diciamo già molto rilevanti, direi, viene valutato il tema cruciale, che è quello della sicurezza di questi farmaci per la salute di chi li riceve. E qui ci sono degli elementi imprescindibili, a partire dal report dell'AIFA, che ha diciamo riportato per l'anno 2021, alla data dell'ultimo report, 16 decessi con correlazione causale accertata con i cosiddetti vaccini, a fronte di oltre 600 segnalazioni di decesso
raccolte tramite il sistema di sorveglianza passiva, non attiva, quindi sulla base delle solo segnalazioni spontanee, e sappiamo bene, insomma, che questo tipo di sistema porta ad una sottostima dei dati effettivi, ma anche stando ai dati sottostimati raccolti dall'AIFA, quindi dei circa 600 decessi riferiti presumibilmente dovuti al vaccino, e al fatto che in base alle valutazioni svolte con degli stringentissimi criteri si è ritenuto che soltanto 16 di questi casi siano correlati al vaccino, abbiamo un dato inconfutabile, cioè in 272 giorni questi farmaci hanno prodotto 16 decessi, cioè uno ogni 17 giorni, cioè quasi due al mese, solo in Italia. Allora, la risposta è, cioè la domanda da farsi è: in base a questo dato, si può ritenere compatibile con la Costituzione un obbligo che porta un cittadino a rischiare la vita, a mettere se stesso nelle condizioni di poter morire per adempiere a questo obbligo? Allora, secondo l'articolo 32 della Costituzione, qualsiasi trattamento sanitario, anche laddove venga considerato obbligatorio, non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. E naturalmente il rispetto della vita è il primo elemento di rispetto della persona umana. Da una sentenza molto importante del 1990, la numero 307 del 31 gennaio 22 giugno 1990, proprio in merito alla vaccinazione antipoliomielitica per i bambini entro il primo anno di vita, la Corte Costituzionale ha stabilito che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che per la loro temporaneità e scarsa entità appaiono normali di ogni intervento sanitario e pertanto tollerabili. Con riferimento invece all'ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio, il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri. Quindi viene esclusa la possibilità di imporre ad un singolo il sacrificio della propria salute, men che mai della propria vita, per proteggere la salute degli altri. In un'altra importante sentenza, quella la 258 del 20-23 giugno 1994, sempre sul tema delle vaccinazioni obbligatorie antiepatite virale B, antipolio, antibifterica, antitetanica, viene ribadito questo principio, in cui infatti si scrive la consulta che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, ma soprattutto se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che per la loro temporaneità e scarsa entità appaiano normali di ogni intervento sanitario e pertanto tollerabili. Ancora, la Corte Costituzionale con la sentenza numero 5 del 21 novembre 2017 ribadisce: la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 Costituzione
se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e pertanto tollerabili. Quindi, secondo le reiterate affermazioni dei giudici delle leggi, l'imposizione di un trattamento sanitario è da ritenersi legittima soltanto ed esclusivamente se il danno alla salute sia temporaneo e tollerabile per chi lo riceve. La domanda da farsi a questo punto è: 16 decessi in meno di un anno derivati dalla somministrazione di un trattamento sanitario sono tollerabili? La risposta è no, assolutamente no. Quindi pensare che ci possa essere una compatibilità con la Costituzione di un obbligo a ricevere questi farmaci con un artificio linguistico chiamati vaccini, perché non vedo come si possa ancora sostenere che dei trattamenti sanitari che vanno somministrati ogni 4 mesi per un tempo indefinito possano essere chiamati ancora vaccini, perché non mi risulta che nella storia dei vaccini sia mai stato previsto nulla del genere. Di solito con una dose, dal massimo un richiamo, si è compiuto il processo, il ciclo vaccinale. Ed infatti ricordo che per chiamare vaccini questi farmaci mRNA si è dovuto modificare la nozione, la definizione di vaccino sui dizionari medici. Quindi l'unica conclusione che si può trarre è che l'obbligo alla vaccinazione, sia diretto che surrettizio, quindi con il cosiddetto Super Green Pass, è assolutamente anticostituzionale, e chi lo porrà in essere, e se il governo lo introdurrà conoscendo benissimo questi dati da prima di noi e quindi ignorando colpevolmente, dolosamente il rischio per la vita, oltre che per la salute dei cittadini, che obbliga a ricevere questi trattamenti, è una violazione di legge gravissima, dolosa, e che quindi non potrà passare inosservata né alla Corte Costituzionale, che sarà ovviamente al primo ricorso, alla prima remissione, portata a dichiarare illegittima questa norma e quindi a porla nel nulla, ma anche alla magistratura penale, perché chi cagiona dolosamente un danno alla salute della persona o ne cagiona la morte deve essere ritenuto colpevole. E io penso che non si potrà ignorare come chiunque si associ alla e permetta l'applicazione di queste norme, quindi l'effettuazione coattiva di un trattamento sanitario su un soggetto che può portare alla morte, verrà ritenuto concorrente in un reato di omicidio o di lesioni personali dolose, nemmeno colpose. E siamo di fronte ad un crimine istituzionalizzato. E credo che minimizzare la questione o deridere chi denuncia con forza la gravità di questo fatto, che non ha precedenti ovviamente nella storia della Repubblica Italiana, sia un'ulteriore forma di complicità, perché qui c'è in gioco la vita delle persone. Io pochi minuti fa, prima di collegarmi con voi, ho intervistato una signora di Palermo che meno di un mese fa ha perso la figlia per un'emorragia cerebrale intervenuta circa un mese dopo dalla somministrazione della seconda dose del vaccino Moderna, dopo che per tutto il tempo dal giorno della vaccinazione questa ragazza ha registrato gravissimi effetti avversi, che sono stati peraltro ignorati dai medici, compreso il pronto soccorso, ai quali la signora si era rivolta per chiedere aiuto. E questa signora è morta nella notte per un'emorragia cerebrale da sola, senza nessuna speranza, senza nessuna possibilità di essere salvata.
nessuno restituirà a questa madre sua figlia, né ai figli di questa signora deceduta, la propria madre. E io credo che permettere che ancora altre persone perdano la vita in una maniera, in un modo così orribile, sia assolutamente inaccettabile. Quindi penso di aver esaurito il tema con questo mio intervento. Vi ringrazio tutti per avermi dato parola oggi e mi auguro che si potrà veramente intervenire. Grazie. Onorevole Donato, le chiediamo di rimanere qualche minuto ancora con noi perché abbiamo il dottor Donzelli che voleva porle una domanda. In realtà è questa considerazione. A me sono piaciuti tutti gli interventi che ho ascoltato questa mattina e tutti li ho applauditi, compreso il suo. In relazione a quello che chiedeva una collega sulla esistenza o meno di uno strumento per poter mettere in discussione i provvedimenti di un governo se si discostano dalla Costituzione, io faccio presente che se questo dovesse avvenire oggi allo stato della percezione dell'opinione pubblica sarebbe sancito un accordo sostanziale da parte della maggioranza del paese, anche se c'è una forte minoranza che cresce e si rende conto, ma sarebbe sostenuta la linea attuale del governo. Perché? Perché anche quello che ha detto lei, onorevole, che io condivido, però viene messo erroneamente a confronto con quella che nella percezione è un'ecatombe che è stata evitata grazie alle vaccinazioni. Allora l'argomento di gran lunga più forte che ha posto nelle sue sentenze la Corte Costituzionale è il primo e non a caso dei tre sé, è quello anche cui si è appellato il Consiglio di Stato nell'ultimo intervento, in cui ha creato un precedente importante affermando che di fatto la salute della comunità, in qualche modo, anche se non detto in maniera così esplicita, prevale su quella del singolo. E in effetti la Corte Costituzionale, ammettendo nel terzo sé che c'è, se è accaduto qualcosa di grave, l'obbligo dell'indennizzo, ammette che qualcosa di estremamente grave, sia pure in misura eccezionale, possa avvenire rispetto al secondo sé. Andiamo dunque al primo sé. È tutelata la salute degli altri, che è non a caso il primo punto, da questo tipo di obbligo? La risposta è un nettissimo no, alla luce di quello che sappiamo proprio nelle ultime settimane è diventato chiarissimo dal comportamento della nuova variante Omicron, dove i dati di numerosi paesi, quello della Danimarca è clamoroso su tutta la popolazione danese, mostrano che il rischio di infezione nei confronti della nuova variante, che sta diventando galoppando dominante nei paesi dove è entrata, è più alto nei vaccinati con dose doppia rispetto al non vaccinato. Pfizer a 4 mesi di media di distanza ha un livello di protezione dalla Omicron che è al di sotto dello zero, facendo la media dei 4 mesi, non il punto d'arrivo, e Moderna è intorno allo zero. Quindi è un provvedimento che dal punto di vista della tutela degli altri allo stato delle conoscenze non apporta benefici e allo stato delle ragionevoli previsioni difficile pensare che quello che succede nella media tra 3 e 5 mesi sia il punto d'arrivo definitivo e non sia destinato ulteriormente a precipitare. Allora, questo è secondo me a livello di popolazione quello che manca, e anche a livello di politici, a livello di mondo scientifico, manca di consapevolezza. A loro scusa c'è il fatto che è una evidenza che è diventata molto chiara solo negli ultimi mesi e settimane e deve essere portata a conoscenza. Quindi qualsiasi provvedimento che imponga
un intervento che non solo non è atto a tutelare la salute degli altri, ma la aggrava esponendo i vaccinati a un maggior rischio di infezione e conseguentemente di trasmissione, è da considerare illegittimo. Il principio di precauzione imporrebbe, per quanto riguarda la terza dose, che inizialmente sembra tamponare la situazione, riportando dati danesi di ieri, a un 54% la protezione, però bisogna vedere quanto dura. Noi la risposta l'avremo in 2-3 mesi, ma il principio di precauzione impone, dal mio punto di vista, assolutamente ora di non assumere ulteriori provvedimenti che aggravino una situazione di rischio per la comunità. Quindi violano il primo requisito che la Corte Costituzionale ha posto per considerare legittimo un obbligo. Non so se devo replicare a questo intervento. Ma veda lei, dottoressa Donato, pensavo il dottor Zenni volesse fare una domanda, in realtà è stata una considerazione. Sì, importante, senz'altro. Assolutamente, lo ringraziamo per l'intervento. Sì, sì, anch'io ringrazio il professor Donzelli per il suo intervento, ha posto una questione importantissima. Io, diciamo, non mi sono dilungata sull'aspetto della efficacia dei cosiddetti vaccini perché è la parte, diciamo, più controversa. Registro soltanto che da parte del nostro governo c'è una concezione nazionalista della scienza, per cui soltanto ciò che accerta e afferma il comitato tecnico-scientifico governativo vale, mentre tutto ciò che viene affermato e rilevato dai comitati scientifici di altri governi o da comunità scientifica estera nazionale viene assolutamente ignorato o addirittura negato nei suoi fondamenti, ed è quello ciò a cui assistiamo ormai da mesi, perché banalmente ricordo che il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità meno di un mese fa ha affermato come in Europa ci fosse il più alto tasso di contagi, quindi il più alto focolaio di infezione da Covid, e ha affermato come i Green Pass e la politiche vaccinali dei governi europei abbiano instillato nei cittadini un falso senso di sicurezza, facendo loro ritenere che essendo vaccinati fossero protetti dal contagio dell'infezione, mentre non è così. Ha affermato che nei confronti allora della variante Delta, non solo la Omicron, la efficacia di protezione di questi farmaci dal contagio era scesa dalle stime iniziali, peraltro diciamo autoreferenziali stabilite dalle case farmaceutiche, del 90-100%, ad un mero 40%, stiamo parlando di variante Delta. Sulla variante Omicron ad oggi per l'OMS, ma per le stesse case farmaceutiche, non c'è alcuna certezza di protezione. I dati che sono stati invece forniti dal governo inglese, che ha effettuato appunto uno studio puntuale, anche da quello danese che ha richiamato il professor Donzelli, dimostrano non solo che c'è un calo repentino della protezione in generale fornita da questi farmaci dal contagio e anche dalla forma grave dell'infezione, della malattia, perdonatemi, che non è un dettaglio, ma anche che dopo questo termine la protezione diventa negativa, cioè chi ha subito, chi ha ricevuto questi farmaci risulta più esposto dei non vaccinati rispetto all'infezione e alla forma grave della malattia. Quindi è assolutamente corretto quello che ha detto il professore Donzelli. E ci sarebbero veramente tantissimi argomenti che potremmo dibattere, discutere, sottolineare riguardo a questi aspetti più farmacologici, più scientifici.
Io ritengo che comunque ai fini di valutare la legittimità costituzionale di un obbligo vaccinale basti ciò che unicamente conta per il governo italiano, e cioè il verbo dell'AIFA, e il verbo stesso dell'AIFA ha confermato che di vaccino si muore. E quindi già solo questo, al netto di tutte le altre considerazioni, non si può ritenere ammissibile nessun tipo di obbligo. Grazie, dottoressa.